a soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. E allora eccoci qua, ben trovati e ben ritornati, soprattutto in compagnia di Mondo Volley. Anche questo giovedì vi racconteremo quanto è successo nell'ultima settimana sotto rete, ed è successo davvero di tutto, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, perché non sono mancati successi a partire da quello del Trentino, che si conferma campione del mondo per club, e ovviamente a seguire con l'inizio della stagione europea per quel che riguarda Champions League e Coppa Serve. Ovviamente di tutto questo parleremo insieme, come ogni giovedì, a Delfina Maria D'Ambrosio. Buonasera Filippo, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo ancora qui, speriamo a lungo, e veramente ogni settimana più andiamo avanti con il campionato e più andiamo avanti con gli impegni delle nostre squadre italiane in Europa, più ci sono novità da raccontare. E allora dicevamo, Delfina, doveroso cominciare dalla vittoria, la quarta consecutiva di Trentino, Betclic nel Mondiale per Club. La compagine del presidente Mosna si conferma campione del mondo dopo aver vinto le ultime tre edizioni, si regala e regala al volley italiano un poker di assoluto prestigio. Certo, poi tra l'altro una vittoria anche netta.